Buongiorno e bentrovati. Tra traguardi e obiettivi stiamo costruendo l'Italia del domani, un paese nuovo che con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza vedrà realizzarsi diverse opportunità che costituiscono proprio i tasselli di quello che riconosciamo come il futuro che tutti ci immaginiamo e dove proprio la pubblica amministrazione fa da padrona con tutte quelle modifiche di cui necessitiamo per renderla più snella, più performante e soprattutto anche più accessibile e comprensibile. E oggi un nuovo importante momento di approfondimento organizzato dal Consorzio CEV sulle nuove procedure per i concorsi pubblici in un paese che cambia e che si prepara ad accogliere le sfide di un futuro mai stato così presente. Un ringraziamento importante va così oggi al Comune di Porto Tolle, al Sindaco Roberto Pizzoli, all'Assessore Diego Marchesini che hanno messo a disposizione la sala consiliare di quest'oggi, che è stata appunto ambientazione di importanti momenti di scambio, di formazione e anche sì di costruzione di quel puzzle con cui abbiamo aperto proprio questo importante convegno. E proprio oggi, ricordandovi anche che si tratta di un convegno on live e quindi sia in presenza nella sala consiliare del Comune di Porto Tolle e in diretta YouTube sul canale del Consorzio CEV, apriamo proprio le danze con il taglio ufficiale del nastro del convegno di quest'oggi con i saluti dell'avvocatessa Federica Casella, vice direttrice del Consorzio CEV, responsabile della centrale di committenza del Consorzio. Buongiorno a tutti, grazie. Ringrazio innanzitutto il Comune di Porto Tolle per l'invito e i soci che stanno partecipando all'evento. Porto ovviamente anche i saluti del Presidente del Consorzio CEV e del Direttore. Anche oggi, esattamente come l'ultima volta, qui nel Comune di Porto Tolle stiamo portando avanti una serie di eventi che supportano la pubblica amministrazione, il Consorzio CEV, in un momento particolare di grandi cambi normativi, di grandi difficoltà per la pubblica amministrazione nei meandri della normativa. Sì, abbiamo visto l'ultima volta, nell'ultimo appuntamento, la parte del nuovo codice dei contratti pubblici, questa volta invece relativamente alla parte dei concorsi di assunzione del personale della pubblica amministrazione. Stiamo cercando di dare delle guide, dei supporti, fare un po' di formazione ai nostri soci, cercare magari di coinvolgerli in quelle tematiche che possono creare difficoltà agli uffici e trovare nel consorzio una soluzione, un supporto ai loro problemi. Quindi tra le tantissime attività del consorzio sull'attività di formazione, supporto ai soci, queste iniziative vogliono proprio venire incontro agli uffici tecnici, cercare di aiutarli nelle attività operative, nelle attività quotidiane per cercare soluzioni. Oggi l'incontro riguarderà la parte dei concorsi pubblici, abbiamo qui i consulenti del consorzio che ci aiutano e supportano in questa attività. La normativa, come sapete, dopo la parte emergenziale si sta sviluppando, abbiamo una normativa in continua evoluzione e stiamo cercando di capire anche noi come rafforzare la pubblica amministrazione, rafforzare i nostri soci inserendo del personale che sia competente, quindi aiutare la pubblica amministrazione a formare delle professionalità specifiche, di alta professionalità, ci dice la normativa, per supportare proprio l'attività tecnica dei consorziati. Dopo, successivamente, i colleghi cercheranno di spiegarvi quali sono le novità, come comportarvi anche a livello operativo per capire il ruolo anche dei nuovi portali che a livello normativo sono obbligatori. L'INPA in particolare, la dottoressa Lentini, vi farà vedere come procedere all'inserimento di questi nuovi concorsi, gli elementi fondamentali dei bandi pubblici, cercare di semplificare
semplificare e velocizzare tutta quella procedura che vi può aiutare ad portare all'interno competenze, che è un po' la parola chiave che dobbiamo avere per questo periodo. Il PNRR ha dato un po' la svolta, un'accelerazione a tutte queste procedure, così come la digitalizzazione. Quindi non voglio rubare altri minuti preziosi ai consulenti, do a loro la parola e li ringrazio oggi per essere qui e per la loro professionalità. Ovviamente noi rimaniamo sempre a disposizione per ascoltare i nostri soci, quindi insomma, se ci sono domande, se ci sono argomenti che volete approfondire insieme a noi in questi incontri, noi ben più che volentieri cerchiamo insieme di organizzarli e darvi le soluzioni che vi servono.